Continuiamo questa rassegna di interventi sulle relazioni tra pandemia e economia con una riflessione di Antonella Stirati che doveva essere qui con noi, poi per un contrattempo personale abbiamo diciamo, cambiato programma e la ascoltiamo volentieri a distanza. Antonella Stirati insegna all'Università di Roma 3. Insegna economia o c'è qualcosa? Economia politica, Economia insegno. politica, esatto. La sua relazione di oggi sarà dedicata alla politica economica in Europa dopo il Covid-19. Le lascio la parola allora. Grazie. Innanzitutto mi scuso per non essere venuta di persona, ma purtroppo ho avuto una brutta influenza e ancora, diciamo, spero che la voce mi sostenga in questa relazione. Il mio tema sarà principalmente relativo all'impatto macroeconomico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi non la sua struttura interna, diciamo così, le varie voci di spesa, i vari progetti, ma l'impatto macroeconomico. Purtroppo, dico purtroppo perché certo, insomma, come dire, gli avvenimenti recenti sono molto inquietanti. Questa relazione, diciamo, mentre era pienamente attuale un mese fa, oggi può apparire un po' fuori fuoco rispetto invece a tutti i problemi, diciamo, che adesso stiamo vedendo e che sono posti così, in parte da circostanze già ancora precedenti alla guerra in Ucraina e poi soprattutto successive a quella guerra, quindi l'alto prezzo dei beni energetici, anche dei beni alimentari, l'inflazione, cosa questo comporterà per l'economia italiana, cosa potrebbe comportare, speriamo che non ci si arrivi, un eventuale embargo sulle forniture di gas e di energia per l'attività produttiva in Italia e per l'economia italiana e la società italiana. Però, diciamo, nonostante, poi magari torneremo brevemente su queste cose alla fine della relazione, nonostante appunto questi nuovi avvenimenti mettano nuove e diverse preoccupazioni, diciamo, in cima ai nostri pensieri, le cose che dirò mi sembra che riguardino nodi che in qualche modo tenderanno a riproporsi, se non nell'immediato, nel medio periodo, e quindi tutto sommato è bene avviare una riflessione. L'altro aspetto è che questa relazione può apparire abbastanza diversa. E lo è certamente nel contenuto, anche nel focus più ristretto rispetto alla relazione precedente di Agnoletto, però vorrei sottolineare che pur nella differenza ci sono alcune cose in fondo in comune, e cioè che anche questa mia relazione poi vuole essere una riflessione sul ruolo dello Stato, il ruolo della spesa pubblica nell'economia, nella società e soprattutto la possibilità che il ruolo del settore pubblico continui a salvaguardare alcuni diritti che anche per quello che è la nostra Costituzione noi siamo abituati a guardare come fondamentali, quindi il diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione, il diritto alla salute, il diritto a un'istruzione di qualità, nonché più in generale, come dire, l'esistenza, no, di infrastrutture di stato sociale importanti nel paese e che purtroppo si sono andate deteriorando nel tempo e che, come vedremo, rischiano di deteriorarsi ulteriormente. Quindi, diciamo, in fondo c'è un filo comune che è quello della tutela di alcuni diritti fondamentali, diciamo così, anche se il mio sarà declinato soprattutto con un taglio economico e macroeconomico. Allora, per entrare nel merito della questione, oddio, non riesco a far scorrere le slides che fino a poco fa scorrevano. Allora, vediamo un attimo, c'è qualcosa che non va. Proviamo a cambiare la condivisione, vediamo se facendo così va meglio.
Ecco, allora, però se io faccio, scusate, questi problemi Sì, tecnici, prova. se, ecco, adesso Adesso scorre. scorre, Ok, scorre. perfetto. Allora, siccome poi entrerò in una serie di dettagli e di considerazioni sia sulla teoria macroeconomica, diciamo, sull'analisi macroeconomica e su alcuni dati relativi all'economia italiana, voglio dichiarare dall'inizio le mie tesi, così questo forse può aiutare a seguire anche il filo del ragionamento. Allora, noi abbiamo in cantiere, diciamo così, in Italia, questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è la declinazione italiana, cioè il progetto italiano realizzato sulla base di quel pacchetto di finanziamenti che va sotto il nome di Next Generation EU e che più comunemente viene chiamato come Recovery Fund, fornito, diciamo, costituito dalla Commissione europea, dalle istituzioni europee. Allora, tutto questo progetto, diciamo, è stato accolto in Italia con molto entusiasmo, vedendovi una svolta, delle istituzioni europee. Indubbiamente ci sono degli elementi di novità, e anche come l'occasione per riportare l'Italia su un sentiero di crescita virtuoso. Purtroppo, a mio parere, c'è un ostacolo molto forte, poco discusso rispetto a questa potenzialità, e l'ostacolo sta nel fatto che le vecchie regole di finanza pubblica non sono state abolite, sono state solo momentaneamente sospese in corrispondenza della pandemia per consentire agli stati di supportare l'economia, le imprese, le famiglie in una situazione di emergenza assolutamente, come dire, inusuale, eccezionale. Tuttavia, quelle regole sono sempre lì, rientreranno in vigore dal 23. Si parla di modificarle, ma non è chiaro se e quanto verranno modificate, e queste regole continuano a imporre un saldo di bilancio primario, cioè un'eguaglianza, diciamo, per farla semplice, tra entrate fiscali e spesa pubblica, al netto del pagamento degli interessi sul debito. E anzi, per l'Italia, in quanto paese ad alto debito, a cui quindi è richiesto di abbattere questo debito nel tempo, si richiede non solo un pareggio di bilancio, ma anche un avanzo di bilancio primario, cioè del saldo tra entrate e uscite dello Stato al netto degli interessi. Se queste regole si riaffermeranno, e come sappiamo, modificare le regole a livello europeo non è semplice, c'è un dibattito su questo, ma insomma, non è chiaro quale sarà il punto di arrivo di questo dibattito. Se queste regole verranno riaffermate, tutto questo sforzo, diciamo, di aver impostato questo piano del Recovery Fund, la sua attuazione in Italia col Piano Nazionale di Ripresa, rischia di essere vanificato, cioè di avere un impatto macroeconomico praticamente nullo o estremamente limitato. E adesso cercherò un pochino di ragionare sul perché e su quale tipo di ragionamenti ci sono dietro. Ah, innanzitutto, diciamo qualcosa, io adesso non so che pubblico ci sia lì davanti, quanti siano studenti di economia o persone che hanno una conoscenza dell'economia, però insomma, per metterla in modo molto, molto semplice, la versione standard, diciamo così, della macroeconomia, quella che si studia ancora sui libri di testo, che cosa dice? Dice che se si fanno politiche fiscali restrittive, cioè quelle che vengono comunemente chiamate politiche di austerità, ciò ha effetti negativi nel breve periodo. Quindi, se tagliamo la spesa pubblica, aumentiamo le tasse, l'effetto sul PIL e sull'occupazione è negativo, ma solo per una fase transitoria, perché poi l'economia ha, diciamo così, in sé i meccanismi che sono in grado di riportarla su un sentiero di crescita che è quello corrispondente o alla piena occupazione o alla cosa più vicina che possa essere realizzata alla piena occupazione, che è questo tasso, diciamo, di disoccupazione di equilibrio che dipende da rigidità, da imperfezioni dei mercati e così via. E quindi questa è la visione standard, diciamo, che è, si possiamo dire, fa anche da sfondo al come sono state disegnate le regole fiscali in Europa, cioè possibilità di
fare un pochino di espansione fiscale in fasi negative del ciclo, ma fondamentalmente l'economia, come dire, torna da sé sul sentiero di crescita potenziale e la politica fiscale non può agire più di tanto, insomma deve avere un ruolo limitato al ciclo, alle fasi negative del ciclo economico. Negli anni 2000 e con forza anche negli anni successivi alla crisi del 2008 si è addirittura affermata una tesi che forse per chi non è troppo giovane riecheggia ancora, e cioè che addirittura l'austerità, cioè politiche fiscali restrittive, possono essere da subito espansive. Perché? Perché ristabiliscono la fiducia delle imprese, dei consumatori, nel fatto che lo Stato sta riducendo questa cosa così brutta che è il debito pubblico, il disavanzo pubblico, e quindi addirittura può questa fiducia, no? Questa fiducia indotta nei consumatori e negli imprenditori generare immediatamente una crescita dell'economia. Quindi addirittura le politiche di austerità favoriscono la crescita, e questo forse, appunto, chi si ricorda, l'abbiamo sentito dire dopo il 2008, quando appunto nel 2010, dal 2011 in poi, anche l'Italia ha iniziato a fare politiche fortemente restrittive. In realtà poi quello che è accaduto, anche quello che è accaduto nei vari paesi, in particolare i paesi europei, dopo quella crisi e in seguito alle politiche di consolidamento fiscale, cioè le politiche di austerità effettuate a ridosso, diciamo immediatamente dopo la crisi finanziaria del 2008, sulla base appunto delle evidenze empiriche e di ulteriori ricerche fatte anche su episodi precedenti di restrizione fiscale, c'è stato nella letteratura internazionale, diciamo anche di establishment, c'è stata una conferma di quello che molti economisti keynesiani e anche in Italia dicevano da tempo, e cioè che politiche fiscali restrittive, e quindi le politiche di austerità, hanno effetti negativi sul PIL e sull'occupazione non solo nel breve periodo, ma anche nel medio-lungo periodo, cioè gli effetti sono persistenti. Le ferite inferte all'economia non guariscono rapidamente, anzi rimangono nel tempo, cioè ci sono degli effetti che non vengono recuperati, degli effetti negativi che non vengono recuperati. Quali sono le cause di questo? C'è molto dibattito, non c'è un consenso generalizzato. Il mio punto di vista, ovviamente corroborato anche da ricerca sia mia che di altri, insomma da una letteratura che mi sembra piuttosto solida, è che l'elemento fondamentale in questa persistenza degli effetti delle politiche fiscali restrittive sia da trovare nel fatto che gli investimenti privati, cioè gli investimenti delle imprese che creano capacità produttiva, che creano anche innovazione e aumenti della produttività, dipendono essenzialmente dalla crescita della domanda aggregata. E questo sia nel male, cioè quando si fanno politiche restrittive gli investimenti privati diminuiscono e quindi c'è, come dire, una perdita persistente di capacità produttiva e di crescita per le economie, e è vero però anche il contrario, cioè quando si hanno politiche espansive la domanda cresce, crescono anche gli investimenti privati, e questo pone l'economia su un sentiero di crescita più sostenuto. Ok? E questo è un po' lo sfondo del dibattito macroeconomico. Io oserei dire, e non solo io, ma anche vari studi sull'economia italiana fatti anche da economisti non italiani, quindi non sospetti di avere un pregiudizio, come dire, di favore o di particolare simpatia per l'Italia e per le sue modalità di spesa pubblica, diciamo. Molta letteratura ha visto proprio nelle vicende italiane un esempio vivente di quest'ultima posizione che si è andata affermando nell'analisi macroeconomica, cioè che la crescita dell'economia non è indipendente da quello che fa la politica di bilancio pubblico, la politica fiscale. E perché l'Italia sarebbe un esempio vivente di questo, di questa relazione tra crescita e politiche di bilancio pubblico? Perché l'Italia è stata dal 92 in poi
il paese più austero di tutti nell'Eurozona, cioè l'unico paese nell'Eurozona che ha avuto persistentemente un avanzo di bilancio primario dal 92 in poi, sempre senza interruzione di continuità, con sola eccezione il 2008, perché c'è stato, anzi scusate, il 2009, perché c'è stato un crollo del PIL e quindi delle entrate fiscali legato a una crisi finanziaria globale in attesa. E anche un paese che proprio dalla metà circa degli anni 90 vede un fortissimo rallentamento della crescita del PIL, quindi dell'occupazione e della produttività, una forte disoccupazione, e dopo il 2008 anche, poiché le politiche fiscali restrittive sono state più accentuate e lo sono state dopo una crisi, subito a ridosso di una forte recessione indotta dalla crisi finanziaria globale, l'impatto sul PIL è stato molto negativo e questo ha prodotto quello che solo apparentemente è un risultato paradossale, e cioè che le politiche di austerità hanno fatto aumentare il rapporto debito-PIL, perché hanno fatto cadere molto il PIL. E qui vi do qualche dato di retrospettiva, diciamo così. Quindi vedete l'andamento del PIL dal 1999 in poi, vedete la forte caduta in corrispondenza della crisi del 2008-2009, e qui la caduta è forte, ma è analoga a quanto avviene anche in altri paesi con una forte presenza del settore manifatturiero come la Germania, perché il settore manifatturiero risente di più della crisi rispetto a quello dei servizi di quella particolare crisi. C'è poi un inizio di ripresa, ma c'è poi quest'altra profondissima recessione che è quella indotta dalle politiche di austerità. E da questa recessione noi non ci siamo ripresi, questi dati arrivano al 2018, ma ancora nel 2019 noi non avevamo raggiunto, eravamo fortemente al di sotto del livello di PIL e quindi anche di reddito distribuito, di reddito delle famiglie, rispetto al 2007, circa 4 punti percentuali, e lo stesso per l'occupazione misurata in ore di lavoro, cioè il numero di lavoratori torna a essere più o meno quello del 2007, ma sono in misura molto maggiore lavoratori part-time o come dire con contratti temporanei eccetera, per cui il numero di ore di lavoro crolla e non si riprende ancora nel 2019 sotto quello del 2007. Vedete che c'è stato un crollo degli investimenti pubblici dopo il 2009, scusate, dopo il 2010, e varie anche voci di spesa pubblica. Adesso questa non è l'interezza delle varie componenti della spesa pubblica, ma sono alcune voci molto importanti anche alla luce di quello che è successo dopo, per esempio la sanità, l'istruzione, eccetera. Vedete che tutte queste voci subiscono dei tagli significativi dopo il 2007. Indipendentemente da chi sia al governo, ci sono riduzioni nella spesa per la sanità, per l'istruzione, per i servizi pubblici. E vedete come il rapporto debito-PIL sale nel 2009 a seguito della crisi finanziaria globale, ma poi continua a salire a un balzo enorme per effetto di quell'ulteriore caduta del PIL che è successiva alle politiche di austerità. Okay? Quindi questo per dire che quando ragioniamo sulle tendenze macroeconomiche, non dobbiamo mai dimenticare questa profonda interazione tra che cosa fa lo Stato, cioè come spende e quanto spende, e che cosa accade all'economia nel suo complesso, compresa l'occupazione. Qui ho riportato solo il dato della disoccupazione giovanile nella fascia di età 15-24, ma insomma poi le stesse tendenze valgono per la disoccupazione totale. Vedete che c'è un primo incremento della disoccupazione tra il 2008, 2009 e 2010, che ovviamente dipende dalla crisi finanziaria globale, ma poi c'è un'ulteriore impennata molto forte, per cui il tasso di disoccupazione in questa fascia d'età passa da qualcosa in meno del 30% a oltre il 40%,
proprio in corrispondenza della fase dell'austerità italiana, diciamo successiva al 2011. In particolare la riforma pensionistica contribuisce moltissimo con l'allungamento della permanenza, diciamo così, delle persone più anziane sul posto di lavoro. Questo insieme a una crisi economica produce sostanzialmente un'estrema difficoltà di entrata per i lavoratori più giovani. Qui vedete l'andamento della spesa pubblica in tutte le sue componenti, spesa corrente, spesa per investimenti e anche spesa per interessi, che quindi per l'Italia è importante. Vedete che in Francia tra il 91, quindi su un'ottica molto di lungo periodo, al 2018 cresce oltre, partiamo tutti da un indice pari a 100 nel 91, quindi la Francia arriva oltre i 160, cresce più del 60%, la Germania cresce del 35%, l'Italia in tutto il periodo cresce del 10%, una crescita che si concentra essenzialmente tra il 2001 e il 2007. E questo per darvi un po' anche un'idea dello sfondo. Dice sì, ma l'Italia spendeva tanto, spendeva male, dobbiamo tagliare, dobbiamo razionalizzare, forse quella minore crescita era necessaria perché avevamo fatto qualcosa di esagerato prima. In realtà, se noi guardiamo i dati, non è così. Cioè nel 91 la spesa pro capite, cioè il rapporto alla popolazione del settore pubblico, era quella al netto degli interessi più bassa sia di Francia che di Germania e anche al lordo degli interessi, che appunto per l'Italia erano di ammontare significativo, non era comunque particolarmente elevata. Nel 2017 è fortemente inferiore a quella di questi altri due paesi europei. Questo per dare un po' il quadro. Ovviamente che cosa succede? Che con la pandemia tutto questo quadro si aggrava ulteriormente, perché nel 2020 noi abbiamo avuto una caduta del PIL ulteriore dovuta alle chiusure, eccetera, eccetera, del 9%, che è una caduta, insomma, quasi pari alla somma delle due crisi 2009 più austerità in un solo anno. E ovviamente qui c'è tutta la chiusura non solo delle imprese nei mesi di confinamento, come si dice, di lockdown totale, chiudono molte attività produttive, ma poi c'è tutto il crollo completo del turismo, del trasporto, di tutte le attività legate dello spettacolo, del divertimento, diciamo, di tutte quelle, la ristorazione, tutte quelle attività che sono state fortemente limitate. Ci sono politiche di sostegno eccezionali in tutti i paesi che riflettono anche, direi, sia la gravità della crisi e la sua eccezionalità, ma in qualche modo forse anche la lezione di quello che era accaduto dopo il 2008, per cui in questa volta nessuno ti tiene chiusi i cordoni della borsa, diciamo così. Tutti gli stati, sia pure in misura diversa, anche questo non va sottovalutato, spendono molto per dare sostegno a famiglie e imprese in questa crisi profondissima. Dicevo, non tutti nella stessa misura, perché comunque nel contesto europeo, per esempio in proporzione al PIL, la Germania spende di più, in proporzione al PIL del 2019, la Germania spende di più di quanto spenda l'Italia, che spende comunque di più di quanto spenda la Spagna e così via. Quindi diciamo ci sono delle differenze, però c'è in tutti i paesi un fortissimo intervento a sostegno dell'economia e grazie a queste politiche di sostegno grazie naturalmente alla una ripresa delle attività economiche, nel 21 si ha un recupero del PIL del 6%. E notate che, a conferma di quanto dicevo prima, che del fatto che le relazioni macroeconomiche sono un po' diverse da quelle che uno si potrebbe aspettare, grazie a questa forte crescita, nel 21 il rapporto debito-PIL, che era arrivato al 160% nel 2020, scende al 150% del PIL, nonostante che il deficit di bilancio sia estremamente elevato. Quindi l'elevata spesa
avendo consentito comunque un rilancio, un rimbalzo importante dell'economia, consente comunque una riduzione del rapporto debito-PIL rispetto all'anno precedente. Ma cosa succederà in prospettiva? Come abbiamo detto prima, c'è questa una visione un po' diversa, si è affacciata nelle analisi macroeconomiche, che comunque io ritengo una visione, adesso che sia maggioritaria o meno, ma comunque la ritengo quella corretta. Che cosa ci dice? Che abbiamo visto le politiche restrittive hanno effetti sempre negativi sul PIL, questi effetti negativi non sono transitori ma persistenti, e sono più forti questi impatti negativi delle politiche di austerità se si attuano in economie in recessione e stagnazione. E dato questo, può persino accadere, ed è generalmente accaduto dopo il 2008, in particolare nelle economie europee sottoposte ad austerità, che politiche fiscali restrittive causino un aumento del rapporto debito-PIL, perché questo non è accaduto solo in Italia, è accaduto anche in Spagna, in Irlanda, in Grecia e così via. Questo significa anche però per, come dire, che all'opposto o reciprocamente politiche fiscali espansive, se hanno un impatto sufficientemente elevato sul PIL, possono ridurre il rapporto debito-PIL. Cioè questo può essere ridotto da politiche di spesa in disavanzo purché la composizione della spesa, quindi della manovra fiscale, sia tale da garantire un impatto importante sul PIL, cioè quello che gli economisti chiamano moltiplicatore fiscale elevato. E ora noi sappiamo dalla ricerca economica, ci sono molti dibattiti su quanto valgono questi moltiplicatori e probabilmente il loro valore è diverso a seconda delle circostanze, dei paesi, della situazione economica del paese e così via, ma sappiamo abbastanza sulla gerarchia dell'impatto e quindi sappiamo che le tipi di spese che hanno un impatto maggiore sulla crescita del reddito sono gli investimenti pubblici e le spese per consumi pubblici, quindi quelle spese per sanità, istruzione, eccetera, mentre hanno un impatto molto più modesto cose tipo i trasferimenti alle imprese o anche o la riduzione delle tasse. Ora, questa idea che si possa, e qui arriviamo appunto al recovery fund e al piano nazionale di ripresa, quest'idea che una spesa pubblica aggiuntiva, in particolare sugli investimenti pubblici, possa non solo favorire la crescita, ma anche favorire una riduzione del rapporto debito-PIL. Perché insisto tanto sulla riduzione di questo rapporto? Perché, come sapete, giusto o meno che questo sia, è però al centro, come dire, delle preoccupazioni delle istituzioni europee e delle regole fiscali europee, questa volontà di contenere questo rapporto, no? Quindi, essendo l'Italia parte dell'Eurozona, comunque diventa importante questo rapporto per il tipo di vincoli che l'Italia ha nelle sue politiche economiche. Ora, dice, però appunto questo modo di vedere le cose un po' diverso si è fatto strada anche nelle istituzioni europee in qualche misura, tanto che lo staff tecnico della Commissione europea, quando viene varato il Recovery Fund nel luglio, correggetemi se sbaglio, era ancora il luglio del 20, viene varata la sua versione più o meno definitiva nel maggio del 20, lo staff tecnico della Commissione europea scrive un ampio documento su questa proposta del Recovery Fund, in cui che cosa dice? Qui cito un passo, ma si ritrova in vari punti di questo rapporto, che questi finanziamenti del Recovery Fund sono destinati a investimenti pubblici. Questi investimenti pubblici hanno un moltiplicatore fiscale maggiore di 1, cioè un euro di spesa aggiuntiva, notate bene questa aggiuntiva perché qui è cruciale, di un euro aggiuntivo speso in investimenti pubblici genera un aumento del PIL maggiore di 1.
E quindi, grazie a questo pacchetto di finanziamento di investimenti pubblici, a partire dal 2030 il rapporto medio debito-PIL nell'Unione Europea si stima sarà più basso di 3 punti di quanto sarebbe in assenza di tale politica. Quindi queste politiche di spesa pubblica consentono una riduzione in media del rapporto debito-PIL, e poi il rapporto continua dicendo che questo è particolarmente vero per i paesi ad alto debito come è l'Italia e altri paesi, per il quale il rapporto stima una riduzione ancora maggiore del rapporto debito-PIL. Che cosa significa questo? Che dopo lo shock della pandemia, quindi un'ulteriore gravissima recessione che si è abbattuta sulle economie del mondo e sulle economie europee, pensare, e prendendo adesso poi in considerazione la situazione italiana, pensare di ridurre, di tornare di nuovo a ridurre il debito PIL con avanzi primari, già a partire dal 23, quando ritorneranno in vigore le vecchie regole fiscali, se non saranno riformate, o se saranno riformate bisogna anche vedere se e quanto saranno diverse da quelle precedenti, diciamo ritornare a quelle politiche di contenimento della spesa e di avanzi primari potrebbe avere effetti non solo di una nuova grande e problematica recessione sull'economia e sulla società, perché poi le recessioni significano disoccupazione e la spesa, le restrizioni di spesa del bilancio pubblico significano meno spesa nella sanità, nell'istruzione, nel welfare in generale, così via. Quindi seguire questa strada di nuovo a partire dal 23 con un'economia che non si sarà ancora ripresa da quello che è successo con la pandemia è una strada che, a mio parere, porterebbe l'Italia sull'orlo di una crisi estremamente grave, farebbe anche aumentare di nuovo il rapporto debito-PIL, portandolo forse su un sentiero insostenibile, e potremmo ritrovarci a dover scegliere tra Italexit o una situazione di default sul debito pubblico, accompagnato quindi da crisi bancaria delle banche italiane, più il commissariamento da parte della Troica, perché questo potrebbe essere lo scenario. E questo potrebbe essere anche lo scenario in seguito a una grave crisi indotta dalle circostanze presenti, la guerra, l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'impatto che questo può avere sull'economia. Qual è per noi la possibilità di invece imboccare un sentiero virtuoso di sostenibilità del debito, possibilità di mantenere dei livelli di welfare insomma, coerenti con la storia e le aspettative del paese, nonché con la nostra Costituzione, diciamo, e allo stesso tempo evitare una insostenibilità del rapporto debito-PIL. Il sentiero, cioè questo percorso virtuoso è possibile solo se abbiamo da un lato bassi tassi di interesse e dall'altro un tasso di crescita dell'economia maggiore dei tassi di interesse. Questo perché? Perché il tasso di interesse, supponendo che il saldo primario sia in pareggio, vi ricordo che noi abbiamo avuto un saldo primario in avanzo dal 91 in poi, dal 92 in poi, quindi già per il pareggio è un passo avanti, quindi con un saldo primario in pareggio il tasso di interesse rappresenta anche la crescita nel tempo dello stock di debito pubblico, perché il pagamento degli interessi viene effettuato in disavanzo e G rappresenta il tasso di crescita del PIL, quindi se il tasso di crescita del PIL è maggiore del tasso di crescita del debito, ovviamente il rapporto tenderà a ridursi. Quindi questa relazione ci dice che da un lato noi abbiamo bisogno in modo assolutamente fondamentale di un mantenimento di una politica monetaria, quindi del ruolo della BCE, che garantisca bassi tassi di interesse e diciamo, come dire, che i titoli del debito pubblico che sono entrati nella pancia, diciamo così, della BCE sia prima della pandemia che durante la pandemia rimangano lì, cioè venga garantito, come si dice, il rollover del debito, oppure che
comunque un quadro di questo tipo sia garantito eventualmente con altri strumenti. Anche su questo c'è un dibattito in corso, ma sembrerebbe che tutto sommato sia forse la cosa più lineare sia chiedere che questo ruolo sia svolto dalla Banca Centrale Europea, come in altri paesi fanno le banche centrali appunto in giro per il mondo. La crescita dell'economia sta, come abbiamo detto, anche in mano, o forse soprattutto in mano, proprio alle scelte di spesa pubblica, e qui entra in ballo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè ci dobbiamo chiedere quanto questo piano può effettivamente aiutare l'economia a crescere e sotto quali condizioni. E qui diciamo, quindi entriamo un pochino nei meccanismi, no? di questo piano. Salto subito a quelle che sono le risorse previste per l'Italia, al di là del quadro complessivo europeo. Le risorse disponibili per l'Italia sono 209 miliardi, di cui 70 sono costituiti da queste che vengono definite sovvenzioni o grants in inglese, che però, attenzione, non sono, come dire, non sono interamente a fondo perduto. Perché? Perché qui dietro queste sovvenzioni c'è un meccanismo per cui gli stati ricevono certe somme sulla base di alcuni indicatori di sofferenza economica, diciamo così, ma contribuiscono a questo fondo complessivo di sovvenzioni sulla base della loro percentuale, della loro quota del PIL europeo complessivo. Quindi il netto tra questi 70 miliardi che l'Italia può ricevere, spalmati su vari anni, come sovvenzioni, e quanto dovrà dare al fondo che finanzia queste sovvenzioni è di circa 32 miliardi. Queste non sono mie speculazioni, ma quanto risulta da una pubblicazione della Banca Centrale Europea, appunto, su quanto è il netto tra il dare e avere per queste sovvenzioni. Quindi il trasferimento a fondo perduto, in sostanza, per l'Italia è di 32 miliardi, circa il 2% del PIL del 2019, spalmati su 4 o 6 anni, a seconda di come si sviluppa, insomma, da quale vediamo come punto di partenza, in cui si svilupperà la spesa. Quindi non c'è molto di trasferimento netto, soprattutto se teniamo conto che, per altro verso, l'Italia è un contributore netto da molti anni al bilancio pluriennale europeo per circa 5 miliardi l'anno. Negli anni scorsi il contributo netto dell'Italia ai fondi strutturali europei, insomma tutte queste cose che entrano nel bilancio pluriennale europeo, è stato di circa 5 miliardi all'anno. Anche questi dati pubblicati sui siti ufficiali e non mie illazioni. Quindi, diciamo, alla fine il punto non sta in un trasferimento netto. Questo, secondo me, non è dirimente riguardo all'efficacia del piano, come dirò tra poco, però è bene saperlo, perché, come dire, se no si parla sempre dei fondi che ci dà l'Europa e sembra che qualcuno ci stia regalando qualcosa. E invece è bene sapere che il regalo è più legato, come vedremo, ai meccanismi di finanziamento e di rimborso, più che a un trasferimento netto. E questo è importante perché poi, appunto, se i soldi sono fondamentalmente nostri, credo che sia importante anche poter rivendicare, diciamo così, un esercizio delle scelte democratiche della politica sull'uso di queste risorse, sull'accettazione o meno delle riforme che vengono indicate dalla Commissione europea e così via. Cioè, come dire, non accettare di essere in qualche modo troppo vincolati, no, rispetto all'uso di queste risorse, se in particolare se queste non rappresentano un trasferimento che ci viene da altri paesi. Ci sono poi, oltre a questi 70 miliardi di cosiddette grants o sovvenzioni, 139 miliardi al massimo, come soglia massima, di prestiti. Prestiti all'Italia che dovranno essere rimborsati tra il 2028 e il 2058. Qui
appunto, quindi le risorse a fondo perduto sono limitate, noi questo, il grosso di queste somme li dovremo restituire, sia come contributo e fondo per le sovvenzioni, sia come rimborso dei prestiti. Quello che è interessante è proprio questa lunga durata della restituzione. Perché? Perché questo significa che noi dovremmo, se ci riusciamo, spendere subito, nei prossimi anni, e poi rimborsare in modo molto graduale e con maturità molto spalmata nel tempo, quindi molto lunga, questi fondi. Perché questo è un vantaggio? Perché, come dire, se ci sono questi effetti, se effettivamente ci sono, come ritengo, quindi se i soldi sono spesi bene da questo punto di vista macroeconomico, questi effetti di espansione sul PIL, abbiamo prima l'espansione, poi la restituzione, quindi l'onere della restituzione sarà non solo diluito nel tempo, ma anche sul reddito più elevato, no? Quindi il rapporto a un reddito del paese, a una produzione del paese più elevata, quindi meno il rimborso diventa meno oneroso. C'è un vantaggio poi anche per quello che riguarda i tassi di interesse, perché possibilmente saranno più bassi di quelli che si dovrebbero pagare su titoli emessi direttamente dall'Italia, sebbene anche quelli fino ad oggi e durante la pandemia, diciamo, grazie all'opera della BCE, sono stati molto bassi. In parte poi questi tassi, il pagamento per gli interessi dovrebbe essere coperto da quelle che vengono chiamate risorse proprie della Commissione, che in realtà derivano da una tassazione europea in forma di IVA o in forma di tasse green, diciamo, di disincentivi all'inquinamento e così via, quindi i proventi di questi tipi di tassazione andrebbero anche a coprire il pagamento degli interessi. Naturalmente questa tassazione comunque graverà sulle imprese e sui cittadini dei vari paesi, quindi l'Italia contribuirà, ma contribuirà non in proporzione ai prestiti, diciamo così, ma in proporzione al suo PIL, se la tassazione ragionevolmente si immagina sia proporzionale al reddito dei vari paesi. Ok, che cosa succede quando l'Italia o gli altri paesi dovranno rimborsare questi prestiti o versare il proprio contributo diciamo al fondo per le sovvenzioni? Beh, ovviamente come faranno? O aumentano le tasse o tagliano la spesa, o molto più verosimilmente emetteranno titoli pubblici del paese attraverso i quali poi potranno finanziare il rimborso dei titoli europei, diciamo, emessi per finanziare questi fondi. Però appunto a questo riguardo quello che rappresenta il vantaggio è la lunga maturità e dilazione nel tempo delle scadenze dei titoli emessi dalla Commissione europea per finanziare il Recovery Fund e il fatto che su di essi si pagheranno tassi di interesse più bassi. Per inciso, l'Italia per ora è l'unico paese che ha deciso di utilizzare non solo i grants, cioè non solo le sovvenzioni, ma anche i prestiti, perché negli altri paesi si è deciso che, visto che i tassi di interesse erano così bassi anche su titoli pubblici nazionali, non valeva la pena ricorrere a questi prestiti. L'Italia invece ha scelto di ricorrervi diciamo, qual è l'impatto macroeconomico potenziale di questa spesa aggiuntiva, se sarà aggiuntiva? Vedremo che proprio qui sta il punto. Se questi 209 miliardi totali li spalmiamo su 4 anni di spesa, avremo una media di circa 50 miliardi di euro, 52 miliardi di euro all'anno per 4 anni, che sono pari in ogni anno a circa il 3% del PIL del 2019. Quindi cominciamo a parlare di somme che un impatto macroeconomico ce l'hanno, 3 punti di PIL sono un impatto importante. Ci sono però delle insidie su questo, e una è quali condizionalità e riforme verranno richieste, perché in passato, diciamo, le riforme proposte dalle istituzioni europee non hanno brillato per equità o anche efficacia, pensiamo alle progressive liberalizzazioni del mercato del lavoro.
E soprattutto quello che qui voglio mettere in luce, che mi pare sia molto fuori dal dibattito nazionale, invece è una questione a mio parere centrale, la domanda è: ma questa spesa finanziata dal Recovery Fund all'interno e che si realizza col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà una spesa aggiuntiva o sostitutiva di altre spese? E qui il punto qual è? Il punto è che tutte queste spese finanziate dall'Europa, dai bond europei, poi da restituire, ma insomma finanziate con questi prestiti europei, che poi verranno utilizzati per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono spese che sono iscritte nel bilancio pubblico, non è che sono fuori. Quindi sono iscritte in bilancio come spese, possibilmente in deficit se non sono coperte da una tassazione aggiuntiva, e vanno ad aumentare il conto, diciamo così, del debito pubblico italiano. Allora, se noi dobbiamo tornare alle vecchie regole fiscali, vedremo che questo pone dei grossi problemi. Quindi c'è un vantaggio del Recovery Fund che non sta tanto nella presenza di trasferimenti, di trasferimenti a fondo perduto, di soldi che l'Europa ci dà, ma sta nella possibilità di spendere subito e restituire in modo molto dilazionale nel tempo, con bassi tassi di interesse, problemi nella condizionalità rispetto alle spese, rispetto alle riforme, e soprattutto il problema è il ritorno nel 2023 delle vecchie regole fiscali. Perché se ritornano le vecchie regole fiscali o qualcosa che gli assomiglia, anche se un po' modificato, come è il caso di alcune delle proposte che circolano, sarà impossibile realizzare una spesa aggiuntiva. Perché se dobbiamo avere un bilancio primario in pareggio o addirittura in avanzo, questa, diciamo, come dire, se noi mettiamo più spesa di investimenti pubblici green o di altro tipo e ricerca finanziati attraverso il meccanismo del recovery fund, dovremo tagliare da qualche altra parte o dovremo aumentare le tasse. Insomma, in qualche modo, se vogliamo avere un bilancio in pareggio, in avanzo, come dire, questa spesa non può essere aggiuntiva. E se non può essere aggiuntiva, cade proprio tutto quel ragionamento che c'era anche nei documenti stessi della Commissione sul fatto che questa spesa, se è aggiuntiva, può determinare una crescita e, come dire, rimettere il paese su un binario virtuoso. E questi problemi si vedono bene già nel DEF del 21. Io mi scuso, non ho fatto in tempo a guardare e analizzare quello del 22, ma non credo ci siano differenze fondamentali. Se guardiamo i documenti di economia e finanza di questo governo pubblicato, diciamo, nel 2021, vediamo che per il 23 e il 24 c'è ancora un'idea di avere dei disavanzi, sebbene molto modesti, del saldo primario, ma dal 25 si assume già un ritorno a saldi positivi del bilancio primario, come sono stati dal 92 in poi. Quindi come viene fuori questo? Da un lato vediamo che ben 82 dei miliardi tra le spese preventivate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sono spese aggiuntive, ma vanno a finanziare investimenti che erano già stati programmati in precedenza. Quindi cambia il finanziamento, ma non si aggiungono altri investimenti, si finanziano investimenti che erano già stati messi appunto in programma nei documenti di finanza pubblica. E inoltre si legge, appunto, e poi per gli altri bisognerà trovare spazio, se il saldo deve essere addirittura il saldo primario in avanzo. E che cosa scrive il ministro Franco nel DEF del 21? Dice: il raggiungimento degli obiettivi sui saldi di bilancio richiederà risparmi di spesa e aumenti delle entrate che saranno dettagliati nel 22, a condizione che si confermi l'uscita dalla pandemia. La riduzione del deficit potrà essere conseguita dal lato della spesa con una razionalizzazione della spesa corrente e da quello delle entrate con proventi derivanti dal contrasto all'evasione. Allora, il
proventi derivanti dal contrasto all'evasione, cioè li raccontano, penso, da un numero di anni infinito, non sono mai stati troppo rilevanti, e la razionalizzazione delle spese si è sempre tradotta in tagli, in grosso modo, come abbiamo visto anche nei dati, o comunque in una crescita inferiore a quella di altri paesi, inferiore a quanto necessario per favorire la crescita anche dell'economia. E in effetti, diciamo, da quello che leggo, il DEF sta prevedendo una spesa per la sanità e per l'istruzione nei prossimi anni inferiore a quella del 2019. E considerate che invece, quando è scoppiata la pandemia, ci siamo accorti, come dire, che la sanità era stata tagliata troppo, ci sarebbe ancora bisogno di più risorse, sia in termini di personale che in termini di posti letto, di terapie intensive e così via. Quindi attenzione, perché la riduzione non è rispetto agli anni della pandemia in cui ci sono state spese eccezionali, ma la riduzione è rispetto a quanto era in bilancio nel 2019, quindi un anno pre-pandemia. Quindi tutto questo è piuttosto preoccupante, perché rischia di, come dire, di riproporre vecchie logiche che hanno molto danneggiato l'economia italiana. E quando, diciamo, attenzione, perché quando si parla di PIL può sembrare un po' tecnico, un po' astratto, ma dietro questo, come dire, questa misura che può sembrare discutibile, ci stanno i redditi delle famiglie, le opportunità di lavoro, il tipo di lavoro, appunto la possibilità di mantenere un livello dignitoso di welfare, di sanità pubblica, di istruzione pubblica e così via. Quindi diciamo, se si ritorna su un modo di fare politica economica del passato, le conseguenze per la società italiana possono essere, quindi anche per le disuguaglianze, per la povertà, eccetera, molto gravi e forse non sostenibili. E a maggior ragione se quello che ci aspetta adesso è un'altra crisi e un'altra recessione legata questa volta, diciamo, alla guerra e a tutta una serie di fenomeni, anche di interruzioni delle catene, diciamo, produttive globali per vari motivi. Quindi, diciamo, a mio parere la situazione è piuttosto preoccupante. Probabilmente la nuova crisi che si sta prospettando forse causerà un rinvio del ripristino delle vecchie regole fiscali, che non verranno reintrodotte nel 23, se la situazione di grande incertezza e rischi per l'economia mondiale rimane, o per l'economia europea quantomeno rimane, come oggi, diciamo. Però prima o poi questi nodi verranno al pettine, quindi è molto importante avere la consapevolezza, diciamo, tenere sempre, come dire, un occhio vigilante, critico su quanto i governi fanno in materia di bilancio pubblico, perché il ritorno al passato potrebbe essere estremamente pericoloso per l'Italia. E io con questo diciamo chiudo, se ci sono domande mi fa piacere. Bene, intanto ti ringrazio tantissimo per la relazione molto chiara e anche molto divulgativa, che è un merito che non tutti riescono a rendere, cioè a ottenere dalle relazioni. Quindi adesso io chiedo intanto se ci sono domande, magari vieni qui a farla così. Dai, mi maschero io, tu ti smascheri, così. Ciao professoressa Pirati, grazie per l'intervento, molto interessante, specialmente appunto la parte in cui solleva alcune perplessità, alcune appunto criticità sull'eventuale ripristino delle regole fiscali che andrebbero quindi a sostituire, no? che renderebbero le spese del piano di
resilienza sostitutive non aggiuntive rispetto a quelle già programmate. Questo è un punto che non viene affrontato spesso nel dibattito, che però è effettivamente centrale. Riguardo l'ultimo punto che ha toccato, volevo chiedere, secondo lei, come questa crisi in corso di energetica innescata, in realtà che è iniziata già prima della guerra in Ucraina, ma che la guerra in Ucraina sta esacerbando e causando un incremento di prezzi dell'energia, alimentari, possa, secondo lei, impattare sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza? Perché c'è ora una preoccupazione nel lato del mondo delle imprese appunto, i costi aggiuntivi dei beni intermedi importati, che sta causando un rallentamento degli investimenti programmati e ha portato anche associazioni di categoria a chiedere una ridefinizione del piano nazionale di ripresa e resilienza che tenga in considerazione appunto la crisi energetica. L'aumento dei costi. Sì. Esatto, quindi volevo sapere lei che idea si era fatta al riguardo. Grazie mille. Sì, posso aggiungere una domanda, così poi magari risponde a entrambe o a nessuna delle due. Allora, no, dunque... All'inizio della pandemia, diciamo quando all'epoca del governo Conte, quindi i primi interventi a sostegno dell'economia, non c'era il recovery fund, anche se si stava cominciando a spingere in questa direzione, e tutto questo, diciamo, primo intervento che c'è stato nel 2021 e che ha fatto generare il rimbalzo della crescita del PIL, è stato fatto sostanzialmente... senza un piano di tipo recovery fund e con il sostegno attivo della banca centrale che ha acquistato titoli del debito pubblico italiano, ma lo ha fatto, perché già lo faceva prima col quantitative easing, ma lo ha fatto nel contesto della sospensione delle regole, no? Quindi ha sostanzialmente per un periodo indefinito accettato di monetizzare, anche se non si sa se in via permanente oppure no, il debito pubblico italiano. Ecco, non è che questa poteva essere una via più facile rispetto a quella, cioè mantenere questa via, questa soluzione, che io la chiamerei soluzione giapponese, mantenerla anche per gli anni successivi non sarebbe stata una soluzione più facile piuttosto che questa di impelagarsi in queste trattative sul recovery fund, il contributo da parte che richiede appunto tutta una serie di equilibri nei contributi, fondi a debito, fondi generati da contributi netti dei vari stati, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po' la mia domanda. Se non sarebbe stata una soluzione più facile e più espansiva alla fine dei conti. Grazie. Ma è più facile rispondere alla seconda domanda. Fondamentalmente sono d'accordo ed è il modo in cui fondamentalmente funzionano le cose in altri paesi, appunto citavi il Giappone, anche gli Stati Uniti, insomma, soprattutto in periodi di crisi e di emergenza, gli stati spendono, le banche centrali direttamente o indirettamente, insomma, in qualche modo garantiscono che non ci siano problemi di finanziamento. Soprattutto garantiscono che i titoli pubblici siano percepiti dal pubblico come titoli, come attività finanziarie sicure, che quindi abbiano un mercato, che poi... Insomma, quindi non necessariamente deve comprare tutto o gran parte la banca centrale, ma nel momento in cui la banca centrale manifesta, diciamo, la sua disponibilità a intervenire, poi questi possono diventare attività finanziarie appetibili anche per i fondi pensione o insomma, anche per il singolo risparmiatore e così via, che sia alla ricerca di attività finanziarie sicure. Per inciso, diciamo, è da molti anni che si dice che c'è una grande fame di attività finanziarie sicure, no? Perché ci sono molti risparmi. E quindi, diciamo, se le cose potrebbero funzionare in questo modo,
però e poi ogni paese si ritroverebbe i suoi di vincoli, cioè i vincoli legati alla bilancia commerciale, saldo della bilancia commerciale, rapporti con l'estero. È chiaro che non è che gli stati possono spendere ad libitum, perché a un certo punto, se il paese non produce ma importa, queste importazioni, come dire, vanno pagate con le esportazioni, oppure ci si indebita con l'estero, quindi un'altra forma di debito, casomai molto più, come dire, che crea molte più difficoltà e molta più instabilità. Quindi, diciamo, una volta sgombrato il campo dall'idea che se c'è un finanziamento monetario, qualsiasi Stato può spendere qualsiasi somma senza guardarsi intorno e vedere che cosa succede, appunto, ai conti con l'estero, con l'inflazione, eccetera, però entro dei vincoli oggettivi determinati dal contesto economico, sicuramente fare politiche fiscali espansive garantite dalle banche centrali sarebbe una via molto più semplice, più lineare, anche più sperimentata, diciamo, no? Però dentro l'eurozona questo non sembra politicamente possibile. Questo è un nodo di fondo che ci portiamo dietro da sempre, da quando esiste l'euro, diciamo, forse anche da prima, ma insomma, comunque da quando esiste l'euro. L'altra questione è complessa, nel senso che ci troviamo in una situazione nuova in cui anche non è chiarissimo che cosa accadrà in futuro, perché non è chiarissimo quali saranno le conseguenze della guerra, non è chiarissimo che per ora non sembrano aver toccato le quantità fornite, però c'è incertezza sul futuro, su eventuali embarghi o retaliations, eccetera. Insomma, c'è incertezza su cosa accadrà in futuro, sui rifornimenti. E poi c'è naturalmente l'impatto della stessa guerra sui generi alimentari, e anche però, poiché questi fenomeni si stavano manifestando anche da prima, evidentemente ci sono anche questioni che hanno a che fare con la rimessa in moto o non rimessa in moto delle catene produttive internazionali, cosiddette catene del valore, catene internazionali del valore, a fronte, anche perché la pandemia continua a esistere, quindi è la notizia di adesso che la Cina ha chiuso, no, delle regioni amplissime, quindi con conseguenze anche sulla produzione, eccetera. Quindi ci sono ancora ostacoli alla produzione e il trasporto di merci da un lato, e dall'altro c'è stata una ripresa molto forte della domanda perché c'è stato questo rimbalzo più varie misure di stimolo anche negli Stati Uniti, eccetera. Quindi, diciamo, una situazione in cui è un po' difficile capire dove si va, no? E quanto tempo continuerà questo aumento del costo delle materie prime. Sicuramente, come dire, quello che si può dire è che il finanziamento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è in termini nominali, diciamo così. E quindi se c'è un aumento dei costi degli investimenti o della realizzazione dei progetti che sono, come dire, in capo a questo piano, c'è un problema indubbiamente di rapporto tra finanziamenti e costi che via via stanno cambiando. Su questo è difficile avere una posizione, cioè è chiaro che se questi costi di produzione c'è un'oggettiva constatazione di un aumento dei costi, dovranno essere, io credo, in qualche misura riaggiornati i finanziamenti. Questo significa anche che l'impatto in termini reali di tutto il piano viene ridimensionato, perché il corrispettivo reale in termini di investimenti, di produzione, di quell'importo di spesa sarà inferiore. Molto dipende da cosa succede a questi mercati delle materie prime, perché i dati Istat per l'Italia continuano a dirci che l'inflazione di fondo, cioè al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è molto bassa, sotto il 2%, siamo sempre intorno all'1%, poco più dell'1%. Quindi per ora il problema è essenzialmente in questi snodi che riguardano l'energia e i prezzi degli alimentari. Certo, anche lì poi bisognerebbe capire
quanto incidano fenomeni speculativi sui mercati, non che l'Italia di per sé credo possa fare molto su tali meccanismi, però anche questo dovrebbe indurci a una riflessione, per esempio sul fatto che sono stati creati mercati finanziari, futures, eccetera, su beni alimentari. Questo ha causato già ed è destinato a causare enormi problemi ai paesi più poveri, per esempio, che risentono moltissimo di eventuali aumenti o bolle speculative dei prezzi dei generi alimentari, dei cereali, del riso e così via. Va bene, allora ringrazio ancora Antonella Stirati per essere stata qui con noi, avremmo gradito la presenza, ma va benissimo anche così, è stata illuminante anche a distanza. Va bene, allora Non schiaccio. Mi dicono di non toccare il computer. Comunque, grazie ancora di essere grazie a voi per la pazienza nell'ascoltare. Arrivederci. Arrivederci.